È stato il convegno dedicato a Diego Planeta ad aprire sabato 18 novembre la seconda giornata degli eventi conclusivi di Menfi, città italiana del vino 2023. Un doveroso omaggio ad una figura di indiscusso spessore manageriale e culturale. Alla lungimiranza, al coraggio e all'opera di Diego Planeta è legata la storia delle cantine Sette Soli, ma Diego Planeta è stato anche il protagonista di una rivoluzione nel settore vitivinicolo, l'imprenditore che ha rivoluzionato il mondo della viticoltura siciliana, segnandone la rinascita e aprendo le porte alla distribuzione internazionale. Oggi si celebra la figura di Diego Planeta, colui quale è stato il pioniere della svolta della vitivinicoltura nel nostro territorio. L'occasione era propizia, oggi è una giornata importante per la nostra comunità e tutto il risultato ottenuto, il riconoscimento di Menfi Città del Vino, si deve tanto molto a lui e quindi è giusto ricordare la sua figura. Oggi è un giorno di racconto e di ricordo di mio zio, che è stata una persona sicuramente piena di energie, piena di progetti e che ha attraversato un lungo periodo di una Sicilia che è cambiata radicalmente da quando lui ha iniziato a quando ha finito, quindi direi dagli anni 50, fine anni 50 fino al 2020, una terra che si è trasformata anche grazie, devo dire, ai suoi diversi ruoli, perché poi mio zio è stato imprenditore, ma è stato anche presidente della cantina sociale, è stato presidente dell'Istituto Regionale Vite e Vino e ha dedicato molto del suo tempo anche alla progettualità del territorio, e quindi questo è un'eredità che tutti noi abbiamo e che cerchiamo di portare avanti con lo stesso entusiasmo, la stessa passione che ci ha un po' insegnato negli anni. Qual è stata la grande intuizione di Diego Planeta, secondo lei? Direi due. Uno, di avere visto che il centro di tutta l'azione dell'agricoltore, del mercato, non è la terra dove vive, perché se non si lavora per il mercato non si fa nulla. La seconda intuizione è stata quella di vedere, immaginarsi una Sicilia diversa da quella che era, una Sicilia di qualità, una Sicilia posizionata nel segmento alto in tutto ciò che faceva, se si chiamava vino, turismo, tutte cose. Quella, la Sicilia di un tempo era una Sicilia un po' produzioni un po' più semplici, un po'. Invece la Sicilia doveva puntare in alto e lo sta facendo con successo. Menfi, città italiana del vino 2023, è un prestigioso riconoscimento. A rendere questo riconoscimento ancora più ricco e più importante c'è un premio internazionale che proprio lei ha ricevuto recentemente. Ma le due cose sono legate da un filo comune. Menfi, città del vino, perché ha fatto un percorso straordinario, lungo, di valorizzazione delle proprie produzioni. All'interno di questo lavoro premiare me, premiare la nostra azienda è stato anche un po' riconoscere anche alla Sicilia un percorso importante di qualificazione delle proprie produzioni, quindi questi premi lasciano il tempo che trovano, però poi fanno tanto, tanto piacere. Anche la città del vino è stato finalmente un momento di nuovo di rivedersi tutti assieme, di riniziare forse quella programmazione, quella pianificazione che secondo me è fondamentale da fare tutti assieme, istituzioni, aziende, tutti insieme. Tra aneddoti storico-culturali e testimonianze personali hanno portato il loro contributo, tra gli altri, Attilio Scienza, professore ordinario di viticoltura presso l'Università degli Studi di Milano, Dario Cartabellotta, dirigente del Dipartimento Agricoltura, Antonio Rallo, presidente del Consorzio DOC Sicilia, Luca San Martino, assessore regionale all'agricoltura, mentre il sindaco Vito Clemente, proprio durante il convegno, ha anticipato la volontà dell'amministrazione di intitolare a Diego Planeta la villa comunale di Menfi. Abbiamo avviato tutto l'iter amministrativo per intitolare la villa comunale a Diego Planeta e sono certo che tutti insieme faremo un ottimo lavoro per riportare anche la villa al decoro che merita. A Menfi, per parlare di un grande uomo come Diego Planeta, l'uomo a cui deve la storia ma soprattutto il rilancio della viticoltura siciliana.
Menfi, capitale del vino, Agrigento, capitale della cultura, e la Sicilia, regione d'Europa gastronomica 2025, rappresentano un percorso di investimenti, un percorso di impegno, ma soprattutto un rilancio di quello che è l'attività che il nostro governo regionale sta mettendo in campo per attrarre turismo, investitori, ma soprattutto per valorizzare gli agricoltori siciliani. Saranno 2 anni intensi di programmazione, di eventi a cui destiniamo risorse economiche, impegno, ma soprattutto diamo un riconoscimento a quello che altri oggi hanno riconosciuto, una straordinaria bellezza della nostra regione, un impegno che negli anni si è consolidato e oggi un grande rilancio per fare sì che la nostra regione, tra monumenti, paesaggi e produzioni gastronomiche, possa rappresentare davvero l'economia del Mediterraneo, ma soprattutto l'economia del domani. Diego Planeta non solo un amico, un uomo, un grande lavoratore, ma soprattutto uno che ha tracciato una traiettoria per la viticoltura e l'enologia Sicilia. Quindi oggi ricordarlo è sicuramente un modo migliore per ricordare quella che è stata la sua storia, ma è stata alla fine la storia del vino siciliano. Il primo che pensò che in Sicilia si potesse fare enologia di qualità, il primo che pensò che si potessero valorizzare i vitigni autoctoni, il primo che pensò che il vino e il territorio erano veramente qualcosa di straordinario. Oggi la Sicilia ne sta beneficiando dopo decenni dalle sue intuizioni, per questo gli siamo tutti grati. E conoscere Diego Planeta, io non lo conoscevo prima. Averlo conosciuto durante un periodo di grande impegno per la città e per il nostro territorio è stato un privilegio, ma anche un accrescimento di conoscenze nel settore agrario e anche e soprattutto nel settore umano. Io ho sempre detto che Diego Planeta non era soltanto un viticoltore o un manager, Diego Planeta era soprattutto un intellettuale. Uno dei pochi intellettuali che la Sicilia ha mai avuto, perché essere intellettuale significa coniugare i saperi con il saper fare, e credo che Diego Planeta sia stato un grande intellettuale, soprattutto siciliano. Io di Diego Planeta ho tantissimi ricordi, anche aneddoti, perché era una persona davvero molto particolare, anche con la sua ironia e con il suo modo di fare, ma devo dire che se devo pensare a lui, penso a una di quelle persone che nel mondo vengono definite generatori. Chi sono i generatori nella storia, nella cultura? Sono quelle persone che hanno anticipato qualcosa. Voi pensate, non so, ci sono Darwin, generatore di Watson e Crick nella scoperta del DNA, Lorenzetti negli impressionisti, non so, per esempio Canova ha anticipato altri scultori, eccetera. Quindi lui ha avuto questo ruolo di generatore, perché ha iniziato un cambiamento, un grande cambiamento in Sicilia, quando la Sicilia produceva vino solo per distillare negli anni 70 e quando l'Italia era attraversata dal grande scandalo del metanolo nell'86. Lui era allora presidente dell'Istituto Siciliano Vite e Vino e decise che bisognava fare qualche cosa e si rivolse a San Michele. Io allora lo conoscevo già Planeta. Venne a San Michele con tutto il consiglio d'amministrazione dell'istituto e chiese all'istituto di San Michele, di cui ero direttore, di iniziare un progetto di ricerca per creare una nuova viticoltura. Creiamo una cinquantina di campi sperimentali, introducemmo varietà nuove che adesso sono varietà ormai importanti, almeno nel territorio di Menfi. Vinificammo tutto questi vini prodotti in questi vigneti, ma più che altro impostammo un metodo di sperimentazione e una tecnica di divulgazione dei risultati. Questa era la cosa forse che mancava in quel momento alla Sicilia. E direi da questa nostra iniziativa partì poi la zonazione del territorio di Menfi, della denominazione Menfi, che trovò un'applicazione pratica proprio nella zonazione. Tutto ciò che avevamo trovato nella sperimentazione divenne poi un campo di applicazione nella zonazione. Quindi venne reimpostata questa viticoltura scegliendo i luoghi adatti per fare alcune varietà, per fare alcuni vini, e questo fu veramente un momento di grande accelerazione della qualità. Quindi devo dire, al di là di tante altre cose che ha fatto Planeta,
per sé, per la sua azienda, ma anche per la Sicilia. Questa secondo me è la cosa forse più importante. È chiaro che Diego Planeta ha dato la svolta, ma non soltanto a livello del nostro territorio circoscritto, che parlo anche alla Sicilia, ma a livello nazionale. Attraverso la sua esperienza, la sua lungimiranza, ritengo più opportuno dire, oggi il vino come prodotto d'eccellenza, parlando del territorio di Menfi e delle terre sicane, in realtà è conosciuto in tutto il mondo, possiamo dire. Dal 17 al 19 novembre scorsi è tornata a Menfi, nella sua città, per celebrare il prestigioso riconoscimento ottenuto dal suo comune, proclamato Capitale Italiana del Vino 2023, l'attrice Giusy Buscemi, Miss Italia 2012. Diciamo che Menfi, città del vino, lo è sempre stata. Quest'anno festeggiamo questo riconoscimento importante. Sono felicissima di essere tornata apposta per questa grande occasione che ci dà, prima di tutto, ci rende orgogliosi e ci dà una grande consapevolezza anche del valore di questo territorio, di questa città. Quindi penso che siano cose da ricordarci sempre, no? È sicuramente una partenza per fare tante cose belle anche nel futuro. Sicuramente è un territorio che viene riconosciuto per una ricchezza unica e speciale, quindi chiunque passa da queste parti riconosce questa bellezza indiscussa. E sicuramente si può fare tanto, si può fare sempre di più per migliorare la visibilità, e quindi in questo caso ci sentiamo tutti partecipi e tutti coinvolti in questo, tutti i menfitani, io e menfitana in primis, e quindi ci sarà ancora tanto, appunto, di bello da fare. Poi io mi sono trasferita a Roma, ma vengo a Menfi sempre, spessissimo, abbiamo anche casa a Menfi, nonni a Menfi, quindi occasioni sempre per tornare e per anche iniziare dei progetti qui, chissà. L'importanza di questo riconoscimento per la città di Menfi e per tutto il territorio delle terre sicane è stata sottolineata da produttori storici come Alessio Planeta, della omonima azienda vinicola, e Giuseppe Bursi, presidente della Cantina Sette Soli. Da sempre Menfi è stato un comune, ma io direi tutto il territorio limitrofo, sono sempre stati coinvolti nella viticoltura, quindi il riconoscimento di Città del Vino del 2023 in fondo è la fine di un percorso che Menfi ha iniziato più di 50 anni fa, nel caso di Cantine Sette Soli anche più di 60 anni fa, ma tutte le aziende del territorio praticamente hanno contribuito a far sì che questo distretto del vino in qualche modo ottenesse questo riconoscimento, che è importante e certifica la buona attività che si è svolta in questi 50 anni. Ricordo che Menfi è premiata nel cuore delle terre sicane, quindi in effetti la continuità è totale tra Menfi, Sambuca, Montevago, Contessa e tutto il gruppo che aveva iniziato. Montevago aveva iniziato un lavoro tanti anni fa nelle strade del vino, nelle città del vino, e quindi veramente è un premio che si dividono tutti quanti. Si conclude in questi 3 giorni un anno che è stato pieno di eventi, ovviamente nelle dimensioni del nostro territorio, che non è Montalcino o chissà cosa, ma insomma è stato un anno di, credo anche di ripartenza importante. Il risultato è inoltre il frutto di un lavoro di squadra che ha sempre visto in prima linea tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo. E questo è stato un grande pregio che la città ha avuto, quello di deporre le armi e le contrapposizioni o le contraddizioni che talvolta in politica o nell'amministrare ci sono e ci saranno sempre. E questa virtù, diciamo, è stata da sempre portata avanti da tutte le amministrazioni che hanno fatto sì che Menfi potesse crescere dal punto di vista economico, ma soprattutto della sua identità territoriale. Menfi, città italiana del vino, oggi è un evento importante perché è una manifestazione dove il protagonista indiscusso è proprio il vino, che per noi è stato un veicolo di promozione turistica, è stato elemento di sviluppo identitario e gran parte dell'economia ruota oggi attorno al vino. Mi sento anche di poter dire che nel tempo le scelte urbanistiche che sono state adottate dalla varia amministrazione sono state orientate proprio verso una riduzione del consumo del suolo in linea con le direttive comunitarie europee, e proprio a salvaguardia e a tutela dell'agricoltura di qualità.
Però occorre sottolineare che il vino per noi non è solo esclusivamente il coronamento di un percorso o il consolidamento di risultati che nel tempo sono stati conseguiti. Rappresenta anche un segno di ripartenza e di rilancio di un'economia agricola che deve guardare anche oltre alla sostenibilità ambientale, all'olioturismo. Dobbiamo ricordare che di recente il Consiglio Comunale ha approvato una mozione di indirizzo per fare inserire Menfi all'interno dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, e quindi questo connubio strategico enoturismo e olioturismo sarà il volano dell'economia turistica del prossimo decennio. È un risultato che chiaramente trae origine nella notte dei tempi, perché è stato un lavoro che nel tempo tutta la comunità ha fatto squadra e tutta la comunità ha creduto nella viticoltura di qualità, e credo che questo sia il riconoscimento di tutte le amministrazioni passate che si sono succedute e che hanno dato seguito a quelle azioni che hanno permesso oggi di poter essere Città del Vino 2023. Molto partecipate durante i 3 giorni di eventi le degustazioni guidate all'interno di Casa Planeta, con focus sulla DOC Menfi, la guida Slow Wine, i versanti dell'Etna, gli alloctoni in Sicilia e l'anteprima dei vini vincitori del concorso enologico Mondial Des Vins Extremes. Il vino è cultura, è storia, è territorio, è racconto. L'abbiamo fatto in questi giorni con ben 5 degustazioni che abbracciano sia il territorio di Menfi, ma anche oltre, dall'entroterra grigentino fino all'Etna, da Marsala fino alle isole Eolie. La Sicilia è un continente da scoprire e il vino è sicuramente il suo miglior ambasciatore. Menfi assume il ruolo di non solo capitale del vino, ma di riconoscimento per quelle che sono state le attività non solo legate alla produzione del vino, ma anche al territorio. Non dimentichiamo che tutto quello che è cresciuto proprio attorno all'economia, alla cultura del territorio, ai vigneti, tutte quelle che sono state per decenni le attività che sono sviluppate qui sono quelle che hanno portato al riconoscimento della cittadinanza del vino. Allora questo assume un'importanza ancora maggiore, considerando che l'agroalimentare, l'enologia di qualità, il turismo gastronomico rappresentano uno degli elementi fondamentali dell'economia siciliana di oggi.